anche se è uno scherzo un po' crudele. No, andiamo, se lo merita. Anna! Che succede? Dove va mia sorella? Era solo uno scherzo, Anna. Cristo santo! Oggi è il primo anniversario dell'orribile tragedia che ha avuto luogo sul Monte Washington. Sceriffo Annie Klein, a capo delle indagini sul caso. Grazie dell'invito, Marty. Nostri ascoltatori, un aggiornamento su Anne e Beth Washington, le gemelle scomparse. Esattamente un anno fa le due Washington lasciarono la baita dei genitori e si avventurarono in una bufera di neve. Di delitto? Non ufficialmente, no. C'è un individuo che consideriamo come persona di interesse, ma al momento non sappiamo dove si trovi. Ha un precedente interessante con la famiglia Washington. Okay. Li abbia messi in guardia dal proseguire il loro progetto edilizio, sostenendo che la terra fosse sacra per i suoi avi. Sappiamo che sulla montagna c'è ancora il vecchio sanatorio. Potrebbe nascondersi lì? I miei uomini hanno ispezionato la zona. Ragazze non avrebbero mai potuto raggiungerlo. Qualcosa su quella montagna sembra attirare tragici eventi. Più di quanto immagini. Grazie per essere stata qui. Stasera vagli Washington. Melinda e il figlio Josh. Per l'anniversario della misteriosa scomparsa di Anna e Beth Washington. Oh, salve amici e spettatori. Aspetta, la rifaccio. Sembra io quando provo a fare un video. Bene. Salve amici e spettatori. È davvero fantastico rivedervi tutti anche quest'anno. Per prima cosa voglio dire che sono super contento di dare il benvenuto ai miei amici all'annuale vacanza invernale a Blackwood. Dunque, per cominciare vorrei parlarvi un attimo di una cosa che forse sapete già. So che siete tutti preoccupati per me e so che sarà difficile per tutti noi tornare qui dopo quello che è successo l'anno scorso. Però... immagino. Però... voglio solo che sappiate il fatto che siamo qui per me significa davvero molto. E io so che Anna e Beth sarebbero proprio felici di vederci ancora insieme, di sapere che le pensiamo. Quello che voglio fare è passare del tempo con tutti voi. Voglio condividere momenti che non scorderemo mai. Anche come quello dell'anno scorso. In ricordo delle mie sorelle. D'accordo. Ok, perciò voglio che sia una festa davvero sfrenata, va bene? Questo viaggio non lo scorderemo facilmente, ok? Sì! Ma già mi immagino il fatto che se ne avessi salvata una, adesso si starebbe parlando solo di una sorella e magari in quel video ce ne sarebbero state tutte e due, ma comunque magari più avanti, quando finirò questo primo let's play, potremo vedere anche altre scelte per quanto mi riguarda. Quindi questo è successo l'anno scorso e ci vogliono ritrovare per ricordare questa cosa alla baita Blackwood Pines. Credo sia una scelta fantastica, ma hey, la trama del gioco è questa. Perfetto, sono arrivati, loro dovrebbero essere arrivati. Momento mori, 10 ore all'alba. Quindi se mi dà le ore dovrebbe essere... ma Cristo benedetto! Cioè parte subito così, cioè ma ragazzi, ma non posso credere. Sam, la migliore amica di Anna. Premurosa, avventurosa, diligente. Va bene. Grazie, mi fa la presentazione. Sam, non me li ricorderò mai tutti. Ehi? C'è nessuno? Ma... sì. Sentiero per la stazione della funivia. Usa la levetta R per guardarti intorno. Gli oggetti che brillano possono essere ispezionati. Ok, qua c'è questo foglietto. Il cancello non si apre, scavalca. Spettacolo. Siamo sicuri, vero? Oddio, che roba. Come scavalco? Di qua.
issati addirittura. Madonna ragazzi, ma non mi potete mettere la scelta tra veloce e... Madonna, ma andiamo su sicura, va là. Cioè, non voglio morire subito proprio. Dai sorella, arrampicati. Ce la puoi fare. Cazzo. Sono teso per superare un muretto, mannaggia la... Brava Sam. Sì, così, con la gonnella. Ale, in piedi, adesso cadi di testa e suicidati pure a te. Questi mi osservano da tutte le parti, eh. Qualunque cosa faccia, questi fottuti bastardi ci sono. Sì, dai, andiamo un attimo con un certo passo un po' più spedito, perché... Perché guarda, io dico che sono, mi sto caccando addosso. Ecco, infatti, volevo leggere qui. Cosa mi dici? La popolazione indigena e professione delle farfalle. Le tribù che un tempo abitavano queste montagne credevano che le farfalle fossero portatrici di sogni e possibili profezie. Il colore della farfalla indicava la natura della profezia, morte. Le farfalle nere pronosticano la morte del sognatore, pericolo. Le farfalle rosse mettevano in guardia da eventi pericolosi, perdita. Le farfalle marroni preannunciavano una tragedia riguardante gli amici, guida. Le farfalle gialle offrivano visioni di guida e supporto. Fortuna, le farfalle bianche portavano sogni di fortuna e buon auspicio. Quindi bianche fortuna, gialle guida, marroni perdita, rosse pericolo e nere morte. Perfetto, quindi quelle gialle e quelle bianche sono quelle belle, mentre le altre sono brutte. Sarà importante? Un altro totem. Durante la tua esplorazione troverai dei manufatti a forma di totem, raccoglili. Raccogli un totem, scusate, e ruotalo per rivelare una farfalla. Totem guida. Perfetto, dai. Questo non era cattivo. Il futuro è incerto. Che la profezia sia vera o meno dipende dalle scelte che compirai. Sì, l'avevo capito. Sarò sicuramente arrivato... Dove prendere la funivia. Intanto qua c'è... La tua borsa è qui, dove sei? Non è che sei nella borsa? Bene, che cos'è che abbiamo qui? Esatto, cosa abbiamo? Il suo zainetto? Ragazzi, io spierei. Aha! Guarda un po' chi c'è. Curiosa. Porca puttana. Ecco Chris, ha una cotta per Ashley, metodico, protettivo, spiritoso. Mi hai spaventato? Scusa, sei la mia segretaria? Stava vibrando. Bene, ehi, grazie per la notizia, ora ci penso io. Perfetto, amici eh? Anzi, se... vabbè, non dico niente. Oh, ehi, ho trovato una cosa niente male. Cioè? Un totem. Non te lo dico, devi vedere da sola. Vieni, di qua. Perfetto. Proprio qui, vedrai che roba super. Sì, vediamo. Allora, intanto qui un attimo che c'è un brillucichio. Quindi si è trovato un manifesto da ricercato. Milgram Victor, sesso maschio, altezza 1,88. Ricercato verrà a farci visita. Ultimo indirizzo, no, beh. Ricercato per incredibile e doloroso primo degrado. Per incendio. Chiunque abbia informazioni su questo pericoloso criminale, contatti la polizia provinciale più presto. Polizia provinciale a cavallo di Blackwood, Police Monti, provinciale da Blackwood, luglio. Ok. Quindi non c'è un ricercato, eh. Ta-da. Cosa? Niente male, eh? Un tavolino? Cos'è? Già. Andiamo, guarda queste bellezze. Beh, bellezze non è la prima parola che mi viene in mente. Cosa diavolo ci fanno qui? Che intendi? Che cosa diavolo ci fa un poligono alla base di una baita da sci? Scusa, ma tu l'hai conosciuto il padre di Josh? Sì. Lui si crede tipo Grizzly Adams. Vuoi provare? No, fai pure tu, Grizzly. Bene. Andiamo. Ok, stazione della funivia. Mi fa anche sparare? Figata. Sono una merda. Allora, R per mirare. E quando ci sono? Così?
Vabbè, c'è anche il tempo, non dovrebbe essere difficilissimo, dai. Wow, ottimo. Bel colpo, Tex. Grande, sono un duro. Sì. Sono un vero. Oh, santo cielo, cosa fai? Caso di fortuna del principiante. Non credo proprio, ragazzi. Ehi, cecchino, arriva la funivia. Aspetta, ottimo. Ci sto prendendo la mano. Dai, Chris, c'è la funivia. Sì, infatti. Magari il fucile pigliatelo su, eh. Si sa mai. Ok, adesso sono Chris. Ma scusami un attimo, per l'amor del cielo, veramente non me lo fai prendere il fucile. Che non abbiamo tutto il giorno. Strano. È chiusa. Ma come è chiusa? Josh voleva tenerla chiusa. Tiene fuori la gente. Ha detto così? Quale gente? Ha detto che una volta hanno trovato qualcuno che ci dormiva. Oh. Accidenti. Che bello. Apri sta porta, va là. Che noi ci dobbiamo andare là, se no come cazzo facciamo? Deve essere molto dura per Josh. Io non so come faccia a tirare avanti. Io sarei a pezzi. Beh, vedremo di stargli tutti vicino. Deve essere stata molto dura per lui. Sì, io Sam mi infilo un attimo qui. Ha fatto il tipo di persona che chiede aiuto. Già. Che posto strambo dove andare a vivere. Anche per dei ricconi. Non sono così ricchi. Hanno solo una montagna. Beh, in effetti. Allora, un attimo che c'è una videocamera qui, se non sbaglio. C'era una persona. C'era una persona. Già. Bellissima di giorno, ma di notte. Andiamo. Un gigante addormentato. Andiamo. Chris, della oh, datti una mossa e sali qua sopra. Finalmente, vieni. Sì, ma, arrivo. Beh, volevo restare qui a schiacciare un pisolino, ma... Ok. Datti una mossa, Chris. Ballo della scuola. Oddio. Si comincia. Perfetto, sì, vabbè. L'avventura ha inizio. Oh, spero sia stata la scelta giusta. Perché? Sai, ritrovarci tutti insieme per l'anniversario. Josh sembrava davvero contento che ci ritrovassimo. Già, sì, è felicissimo. Credo di non averlo mai visto così eccitato per qualcosa. Bene, bene. È difficile capire come sta. Ero un po' preoccupata. No, no, è stata una buona idea. Spero che anche gli altri la pensino così. Siamo tutti qui, no? Grazie, sei proprio un vero amico. Senti, basta parlare del passato, godiamoci il viaggio. Sai cosa, hai ragione. Sai come ho conosciuto Josh? No. Ok, eravamo in terza. Josh era in fondo alla classe, io in prima fila. Ci ignoravamo completamente. Poi il ragazzino seduto accanto a lui ha tirato il reggiseno a quella che stava seduta di fronte. Così l'insegnante l'ha spostato davanti, dove ero seduto io. Ehi là, secchione. E così sono finito dietro. Ah. E? Ero accanto a Josh e così ci siamo incontrati. E siamo diventati amici, fino a oggi. Fatti l'uno per l'altro. Pensa a se te. Se non fosse stato per Ginny Simmons, che ha raggiunto la pubertà con 3 anni di anticipo, e se quel giorno non avesse indossato una maglietta che lasciava intravedere il reggiseno, chi lo sa, potresti essere su questa funivia da sola. Da sola. Proprio ora. Oppure potresti parlare con un'altra persona. Boom. Effetto farfalla. Sì. C'è qualcuno che ci attende? Eccola qua, Jess, la nuova ragazza di Mike, sicura di sé, fiduciosa, irriverente. Non so neanche cosa vuol dire irriverente. Oh cavolo, cavolo. Arriva qualcuno. Vediamo chi è. Oh cavolo, cavolo. Vai, Jess, con quel culaccino. Oh, cos'è stato? Madonna mia. Hey. Jessica, siamo qui. Vi piace farlo in posti strani, per caso? Ci siamo rimasti sì. Qui dentro. Potresti scusa. Farci uscire? Per favore. Premi, dai. Cioè, cosa ci devo anche pensare? Ciao. Oh mio Dio. Me la so
sono vista brutta. Altri 10 minuti là dentro e avrei iniziato a mangiarmi una gamba. Oh, che schifo, Chris. Guarda, io ho un sacco di carne addosso. Questi qui sono tutti muscoli. Sì, certo. Ehi, Chris. Faccio come mi ha insegnato Sam. Considero gli affari personali degli altri come miei giocattoli personali. Non fare lo stronzo. Accidenti. Sembra che qualcuno abbia una cotta per il nostro caro amico, nonché capoclasse Michael Monroe. Chris. Cavolo, mi chiedo che razza di fantasia erotica può avere la nostra Jessica, eh? Che sa. Ma perché sta facendo così? Spiega. Spiega. Mike e Emma hanno rotto. Ora lui sta con me. Wow. Tragedia. Non direi. Tutto facile, fuori Em, dentro io. Ah. Va bene, vediamo di salire alla baita. Ne ho abbastanza di tutta questa natura. Voi andate avanti. Io resto qui ancora un po'. A vedere se arriva qualcuno. Intendi Mike? Cosa? Ma no, dicevo chiunque. Sì, sicuro. Allora perché non vieni con noi, brutta sassolona? Visto che panorama, voglio dire, cavolo! A volte mi scordo di fermarmi a ammirare queste cose. Ehi, ma non potevano costruire la baita accanto alla stazione d'arrivo della funivia? Emily, l'ex di Mike, intelligente, intraprendente, persuasiva. Non credo che sarebbe stata così pittoresca. Ma non ce la fa neanche finire, Matt, il nuovo ragazzo di Emily, determinato, ambizioso, attivo. Ragazzi, mi sto facendo un casino. Ma facchino quando serve. Ma ci sono io, vecchia. Ti do una mano. Guarda qua. No, i brividi. C'ha uno scarpone che. No, voglio dire, mi sento a disagio. Oh, capito. Sarà strano ritrovarci di nuovo tutti qua. Voglio dire. Cosa pensi che. Oh, vaffanculo! Mike. L'ex di Emily. Intelligente, motivato, persuasivo. Ragazzi. Michael! Davvero, avreste dovuto vedere le vostre facce. La mia non oso immaginare come poteva essere. Mike, sei un idiota. Dai, ragazzi, siamo amici o cosa? Niente violenza, dobbiamo solo divertirci. Siamo in una foresta, è paurosa. Su, entriamo nello spirito della situazione. Perché fare una cosa del genere? Spirito della situazione? Sei scemo o cosa? Cerco solo di sdrammatizzare, Em. Non fare così. Così come? Così come fai tu. Alla fine fai sempre così. Ma, diamo il benvenuto. Michael, lasciamo perdere, altrimenti questo weekend diventerà uno schifo generale. La situazione è strana. E lo sappiamo tutti. Facciamo pace con questo concetto e andiamo avanti, ok? Matt. Ho capito. Sì, non peggioriamo le cose. Bene. A posto? Oh. A posto. Bella, Matt. Adesso vi bacerete pure? Oddio, sì. Adesso ci baceremo con la lingua e... no, meglio che vada a dare un'occhiata alla funivia. Ok, ci vediamo. A dopo. Com'è messo sto Mike? È drogato? Ah, merda. Cosa? Puoi portarli per il resto della strada? I bagagli? Sì. Tutti quanti. Ah, perché? Devo andare da Sam. Ok. Scusa, è che devo proprio parlarle. Mi sono ricordata di una cosa che devo dirle prima che arriviamo lassù. Ma non puoi aspettare. Ci siamo quasi. È importante, Matt, ti prego. Ma che cazzo succede? Boh, d'accordo. Va bene. Ok. Però... Se è importante, penso di poter portare tutto quanto da solo. Però mi devi un favore. Scusa? Così siamo pari, no? Ci penso. Ma vaffanculo. Ci vediamo su, tesoro. Grazie. Mio amore, te sei la prima che faccio fuori, te lo dico, guarda. Mi stai già sul cazzo. Emily, ricordiamocelo. Vediamo un po'. Ashley? La nuova? Ha una cotta per Chris. Ma madonna, che cazzo è Chris adesso? Accademica, curiosa, schietta. 9:30. Devo cercare qualcosa di particolare? Allora, là c'è seduta una. Qua. Oh, hey. Qualcuno sta diventando amichevole. Un po' troppo amichevole, forse. Vabbè, allora erano ex. Non si dice ogni lasciata è persa?
Ma porca puttana! Cazzo, sta succedendo? Ash, non ti volevo spaventare. Mamma mia, vabbè, Matt! Boh, volevo spaventarti, ma spaventarti poco, non davvero. Oh mio Dio! Ehi, wow! Spaventarti poco. Mi dispiace, Ash, davvero. Ok, sto bene, sto bene. Che guardavi? Qualcosa di interessante? Fammi guardare. No, no, incoraggia. Incoraggia. Certo, fai pure. Vedrai che bellezza. Bene. Figlio di puttana! Sul serio, Emily? Ma che cazzo? Dai, non è come sembra. Non è come sembra? Forse... Con Em non è mai come sembra? Mai? Non lo so, io... Oh, maledizione! Matt! Però... Fatto bene. Jessica, stazione della funivia superiore. Porco zio. Dimmi che non l'hai fatto davvero. Tieni le mani bene in vista, ti abbiamo circondato. Questo è un minchione proprio. Ma chi sono io per reagire? Quale altra scelta ha questa povera ribelle se non di arrendersi alla rude guardia militare che è venuta sin qui per prenderla in custodia? Raccogli palla di neve. Facciamo un po' le puttanelle con la faccia da maialino. Io, beh, non saprei se la metti così. Vabbè, proprio così? All'improvviso? Dai, fai un'altra palla. Pallomane. Boom! Preso in faccia, mamma, sono una bestia, un cecchino. Bam! Madonna. Questo uccello cosa... A volte non fare nulla è la cosa migliore da fare. Perché me lo stai dicendo? Ah, ok. Certo. Ma è ovvio che non compirei l'uccellino. Dai, ragazzi, finiamola qui. Ma che cazzo è, porca puttana? Quanti anni hanno? Oh, ecco, finalmente. Fatelo lì. Tutto fatto. Allora sono caduta. Se... Non direi. Beh, nel caso lo sapresti. Va bene, va bene. Ehi, sbaglio o ti stai dichiarando sconfitto? Sei una degna avversaria, Jessica, regina delle palle. Eccola lì, subito. Mia signora. Ma baciamolo, dai. Facciamo un po' le stozzerie. Con la lingua. Oh, sì. Perfetto, adesso chi è che mi fa prendere un coccolone? Per dopo, tesoro. Non resto mai senza. Saliamo alla baita. Già, andiamo. Anche se qui è così bello. Sì. È un posto fantastico. Già, tutti nudi, poi ci sta un caldino. Sempre, a patto che ci sia anche tu. Per dei baci infiniti. Soltanto baci. Beh, più o meno. Beh, mi sa che finiremo per morire congelati fra quel più e quel meno. Già. Però la cicciolina qua c'ha voglia. Sta arrivando qualcun altro. Chi stava arrivando? Ok, qua c'è di nuovo lo psicologo. Ci si rivede. Come ci sentiamo? Pare che abbiamo appena grattato la superficie della nostra ultima seduta, quindi ora andremo più in profondità. Sì. Vediamo. Questa volta un'altra immagine? Cercheremo di comprendere le radici della tua ansia. Prendi il libro e sfoglia le pagine. Va bene. Vedrai una serie di foto e di simboli. Voglio che identifichi quale immagine di ogni serie ti mette più ansia. Va bene. La donna. Sinceramente. Gli aerei. Molta paura che l'aereo cada. Annegare. Terribile. Deve essere terribile morire annegato. Ma porca fica. Hai avuto paura? Mi spiace. Stai andando molto bene. Non preoccuparti. Non so. Cerca di
Velocizzarti. Più ti affidi ai tuoi istinti, più oneste saranno le tue risposte e più istruttiva risulterà questa esperienza. Viscere. I fulmini mi piacciono. Molto interessante. Grazie per aver risposto con diligenza. Ragni, zombie, viscere. Che combinazione all'aria di un allegro venerdì sera. Addio, ma non so come fare a smettere di ridere. Ancora una volta, temo che il tempo sia finito, ma ne riparleremo presto. Va bene. Per quanto la tua faccia mi stia un po' sui maroni, quello che facciamo nelle nostre sedute mi intriga molto. Non vedo l'ora di rivederti.